10 anni che la organizziamo, è un'iniziativa. Sostiene la terra, è più nutriente, ha un sapore migliore, ma soprattutto è un alimento vero, naturale e non una fabbrica di pesticidi. Questo è il cibo biologico, testato e controllato, che dovrebbe finire più spesso sulle tavole dei consumatori. Sì, perché mangiare bio significa proteggere la propria salute e l'ambiente. Sul suo consumo lunedì mattina è stato dedicato un convegno organizzato dalla Confederazione Italiana Agricoltori con la Camera di Commercio delle Marche per celebrare la 10ª giornata del biologico. Questa iniziativa, che noi la facciamo oramai da 10 anni, serve soprattutto per dare al consumatore notizie importanti sul ruolo che gioca il biologico nella nostra salute, nello stesso tempo per far capire all'agricoltore che consumare bio significa in generale ammalarsi di meno, ma consumare bio qualificato, l'etichettatura diventa un elemento fondamentale. All'incontro erano presenti le istituzioni locali e provinciali e i rappresentanti delle strutture di trasformazione e commercializzazione di alimenti biologici. Ad intervenire anche il neo presidente della Camera di Commercio regionale, che ha assicurato un supporto da parte dell'ente alle aziende del territorio, cercando di agevolare e investire sul mondo imprenditoriale. Secondo noi, tutti quanti i nostri prodotti vengono rimessi sulle tavole delle famiglie marchigiane, sicuramente i giovani continueranno a investire su questo settore, ma anche le aziende più strutturate dell'agricoltura che sono su questo settore possono avere quei numeri che danno la possibilità di aumentare magari la forza lavoro nel mondo dell'agricoltura. È importante anche pensare oggi più che mai alla forza lavoro. I terreni che non